Salve a tutti, torno oggi su un argomento a me molto caro, il digitale a scuola, in particolare Google Workspace, in particolare YouTube, la piattaforma per la condivisione dei video. A quest'app ho già dedicato altri tutorial e ve li lascio nei commenti qui sotto e nelle schede qui sopra. Come creare playlist, come utilizzarlo a scuola in modo sicuro, come realizzare video lezioni molto facili per la didattica a distanza. In questo video vedremo invece 1. Come utilizzare la galleria di 150.000 musiche di sottofondo ed effetti sonori divisi in categorie scaricabili non protetti da copyright. 2. Come inserire i capitoli nei nostri video, cioè vostri, prodotti e caricati da voi nel vostro canale. 3. Come utilizzare YouTube per potenziare la lettura ad alta voce ed il piacere dell'ascolto nei vostri alunni. State a guardare! Bene, cominciamo dal capitolo 1, come utilizzare la raccolta di brani ed effetti sonori di YouTube. Se siete loggati con il vostro Google account, trovate l'icona di YouTube qui. Aprirete quindi il vostro canale e lo vedete da questa icona in alto a destra. Cliccate sulla vostra icona, si aprirà un menu. Cercate YouTube Studio. Qui trovate varie funzioni, ma a noi ne serve una sola per il momento. Andiamo a sinistra, scorriamo il menu e troviamo raccolta audio. Ecco qui. Provo ad ascoltare le prime. Sì, non sono proprio per bambini, a rocchi e croce. Ma posso cercare per categorie, clicco qui, genere per bambini. Ma posso scegliere anche brani che abbiano una durata superiore ai 3 minuti, ad esempio, ecco, trovato. Cambio genere, vediamo country, jazz, cinematic. Con questa icona ascolto. Con questa posso scaricare in formato MP3 ed utilizzare liberamente. C'è scritto qui, sono tranquilla. Posso anche cercare un brano particolare, questo vale soprattutto per la musica classica, Blue Danube o Valzer dei Fiori. O ancora Ode to Joy. Posso anche guardare gli effetti sonori. Bambini che giocano, oppure cambio categoria, siamo ad Halloween Horror. Mamma mia, questo mostro è impressionante, povera me. Vabbè, se vogliamo lavorare sulla drammatizzazione possiamo scaricarci un po' di questi rumori di sottofondo e chiedere ai nostri alunni di recitare o magari scrivere una storia con suoni della categoria ambiente. Sentite questo bel crepitio, queste voci di bambini, vedete voi. Però intanto sappiamo che ci sono, gratuiti e scaricabili. Bene, passiamo ora al capitolo 2, cioè come creare i capitoli. È semplicissimo, però potete farlo solo nei video che avete caricato voi nel vostro canale. Io per esempio metto i titoli in questo video, prenotare stanze e risorse da Google Calendar, l'avevo fatto quest'estate. Intanto vedo qua sotto che ora la linea di scorrimento è ininterrotta. Vado sotto, devo cliccare su Edit o Modifica. Questa funzione, ripeto, è presente solo nei miei video, non in quelli caricati da altri. Si apre questa pagina, vado nella descrizione del video,
sotto il titolo e aggiungo nella descrizione i timestamps, non so tradurre, diciamo l'orario scritto in questo formato. Quindi al minuto 02.00 inizia l'intro, al minuto 02.35 parte la spiegazione account admin, un minuto 2.39 account admin crea edifici, 2.37 l'account admin crea risorse, al minuto 3.47 l'insegnante visualizza risorse prenota, minuto 4.2.45 saluti finali. Salvo ed ecco che se guardo il video su YouTube sotto vedo comparire questo. Non ho più la linea continua, ma è suddivisa nei capitoli, appunto. Leggo il nome dei capitoli, posso scorrere e trovare quello che mi serve. Vi lascio il link al video, così potete controllare. Può essere molto utile se creiamo video lezioni o video di lavoretti con 3 o 4 fasi o se leggiamo un libro in capitoli. E a proposito di capitoli di libro, arriviamo al punto 3. Come usare YouTube per valorizzare la lettura ad alta voce e il piacere dell'ascolto. Ve ne avevo già parlato in un video dello scorso anno, lo vedete qui e nei commenti qui sotto vi lascio il link. Ho proposto la cosa ai miei alunni e guardate qui, tanti bambini, tante famiglie mi hanno inviato il video ed ho potuto caricarli su YouTube creando una playlist di letture che regaleremo ai bambini di prima e seconda. Ho intenzione di creare un QR code, metterlo su un biglietto, più semplicemente posso inviare il link via mail alle colleghe, ma il biglietto è più carino, i bambini hanno l'idea di regalare materialmente un oggetto prezioso ai loro amici. Ho trovato anche un modo per migliorare l'audio. Faccio usare il microfono degli auricolari del telefono. Poi un alunno riprende l'amico in modo da non richiedere sempre l'intervento dei genitori. Così possono farlo anche gli alunni con genitori poco tecnologici. E mi fermo qui, siamo ai saluti finali, lo vedete anche nei capitoli qua sotto. Beh, che ne dite? Vi è piaciuto questo video? Quale capitolo vi è sembrato più utile? Ora possiamo dircelo. Vi aspetto con i like, i commenti, le condivisioni e dai, iscrivetevi al canale così rimaniamo in contatto. A presto!